Ore 18 e 19, studio 4, live social. Allora, il bello della diretta è questo, che noi improvvisiamo tutto, non c'è nulla di scritto e andiamo così, così come viene. Un saluto a tutti quelli che hanno seguito la puntata della maestra Rita. Quindi un saluto alla maestra Rita. Un saluto a tutti quelli che hanno partecipato. Andando ad annunciare colui che mi, anzi io aiuto lui e lui aiuta me, grande Marco Petrozzi qui al mio canto. Ciao, ciao, ciao a tutti, oggi con il mio grande aiuto Alessandro porteremo avanti questa puntata, sarà tanto, intanto la Marita abbiamo visto, ascoltato la tua musica iniziale, iniziale da qui che si chiama la musica, e quindi siamo stata iniziata, però in questo momento dobbiamo studiare musica d'autore. Oh, quindi di cosa parliamo adesso? Allora, intanto quando si parla di musica è inutile stare a precisare i particolari, la musica è la nostra vita e quindi è ben accetta in qualsiasi forma, però oggi avremo nomi e volti dello scenario artistico italiano molto molto importanti. Oh, intanto sistemiamo qualche cosa tecnica, perché c'è sempre qualcosa che va sistemato, perché ricordiamo sono le 18 e 21 del 5 giugno 2020 ed è rigorosamente in diretta. Tutto in diretta. Tutto in diretta. Allora, andiamo ad ascoltare un po' di big della musica, possiamo dire così? Sì, ascolteremo, sì. Ascolteremo dei big, possiamo fare dei nomi, Alessandro? Assolutamente sì. Ecco, se, allora se mi permetti volevo fare qualche nome. Allora, ascolteremo una compilation dove all'interno troveremo dei brani cantati da Annalisa Minetti, Rita Forte, Anonimo Italiano, Alessandro Haber, Donzelli, Stravato. Insomma, diversa gente che conosciamo sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista recitazione, attori che comunque hanno creato e realizzato queste canzoni, fanno parte di una compilation che si chiama Tempo. Tempo. Allora, chi ha tempo non aspetti tempo, ecco qua io, siccome che vado sempre a braccio, e sto andando a chiamare un mio carissimo amico, vediamo se risponde. Ma chi vogliamo chiamare, Alessandro? Non lo sapevi? Non lo sapevo, non quindi lo sapevo. Vediamo un po' un attimino. Vediamo se ci risponde. Pronto? Pronto, grandissimo Mario, buonasera e benvenuto a Studio 4 Live Social. Buonasera, ciao, grazie Ale, grazie. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu? A posto, stiamo qui in giardino a prenderci un po' di fresco. Allora, Mario Sacco, per chi non ti conoscesse, e io dico chi è che non ti conosce, porca miseria, insomma, il grande Mario, come fanno a non conoscerlo? Raccontaci qualcosa di te, Mario, cabarettista, cantante, imitatore, non mi fa di un po' di tutto, io diciamo, allora io... Beh, che dire, io da lontano, ho cominciato nel 2000, quindi 20 anni fa, nel 98, precisamente non mi ricordo, 22, insomma, iniziando a imitare solo Renato Zero che era un mito per me, no? Poi vari spettacoli, ho messo il piede in silenzio a Canale 5, poi dopo di me, tramite un amico, un altro imitatore, ha sentito che io avevo un po' di nozioni, mi ha detto vai, provaci, lascia stare solo Renato Zero, tu che puoi, parli tanti. E quindi ho cominciato la mia gavetta piano piano e diciamo adesso sono arrivato un po' qua, insomma, imitando un po' tutti quanti i cantanti, la maggior parte, insomma, gli italiani però, perché io gli stranieri... Esatto. Non li cianci con lo straniero, devo essere sincero. No, per chi ti conosce come me, canti solo italiano,
cantanti italiani, quindi Virzero, poi ricordo Jovanotti, poi Jovanotti, Morgan, grande Califano. Mengoni, Califano, Mango, insomma, tantissimi, Ciao Pupo, i Mario, ciao Vigili del Mario, Campagna. ti ricordi di me, Marco? Non ti sentivo piano piano. Accanto a me c'è il grande Marco Petrozzi, Ciao che Mario! conoscete? Come no, Marco, certo lo conosco. Beh, certo, Marco Petrossi, siamo visti un sacco di volte a Gold TV. Appunto. Che rimpatriata! Hai visto, sì. Quando farai un Allora, programma di nuovo, Marco? grande Mario, abbiamo fatto belle trasmissioni insieme. Sì, ci siamo divertiti. Belle cose, veramente. Allora, Mario, io ti ringrazio per la tua partecipazione. La prossima volta magari sarai qui in diretta da noi. Ben arrivato sui Mamma, quattro live social e ci mi fa sentiamo piacere, mi fa per la piacere. prossima. Grazie Mario, Va, buona serata. va a Ciao Mario, un te, sì, abbraccio. grazie a te Ale. Ciao Marco, Ciao, buona ciao, ciao. serata a tutti, tutto Studio 4. Ciao, 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 ciao. Abbiamo disturbato il grande Mario Sacco. Per chi non lo conoscesse, Mario canta tutti i cantanti italiani, quindi Jovanotti, Califano, Renato Zero, sono tanti, Morandi, chi più ne ha più ne metta. Allora, io sono sempre Alessandro e assieme a me questa sera c'è il grande Marco Petrozzi. Caro Marco, che vogliamo fare? Ma io francamente, Francamente. francamente non lo so, però noi qui abbiamo un compito oggi di presentare tanta bella musica d'autore. Ok. E quindi, Alessandro, Allora, quando vogliamo? vogliamo iniziare la puntata? Ok, Quando vuoi, Alessandro. allora. Allora, iniziamo la puntata facendo cosa? Andando a chiamare chi? Chi andiamo a chiamare? Allora, oggi ci faremo una bella chiacchierata col nostro amico produttore Michele Zannoni, che ci parlerà di questa produzione discografica che abbiamo trovato molto molto interessante, di una compilation con, abbiamo detto, questi volti e nomi molto noti, bellissima, che comunque ha fatto un certo successo, e noi oggi l'andremo a presentare, però ci faremo una chiacchierata proprio con lui per capire meglio cosa l'ha spinto a realizzare questa compilation. E quindi lo chiamiamo al telefono e sentiamo un po' un attimino quello che ci ha detto. Ok, allora andiamo a chiamare il grande Zannoni. Vai. Abbiamo chiamato un amico, un ospite, che ha una certa importanza e abbiamo un certo interesse di sapere, delle informazioni su un certo lavoro discografico che lui qualche tempo fa ha, diciamo, prodotto con personaggi, molto noti, nazionali e internazionali, e vorremmo capire un attimino, questa realizzazione, da come, da che cosa è nata. Allora, Michele, intanto ti Ciao, saluto. ben trovati, grazie. Stiamo parlando di Michele Zannoni, che fa anche Sì. il medico di professione, quindi grazie a nome di tutta la nazione per questo periodo molto, molto stressante e molto, molto brutto che ci ha colpito. Sì, io ringrazio tutti coloro, gli operatori sanitari e le persone che sono state attive in questo periodo. Io nasco in realtà come musicista e ho Appunto. deciso già 4 anni fa di fare un progetto. Sono sempre stato nell'ambito dell'attività di volontariato, disponibilità per qualsiasi iniziativa. E quindi mi è venuta l'idea di realizzare un CD e devolverle il ricavato, i diritti d'autore in beneficenza. Ah, Così bravissimo, bella iniziativa. ho iniziato a contattare vari artisti, che non è proprio facile perché quando si è, diciamo, sconosciuti non sempre c'è la disponibilità del nome importante. D'altra parte, se non avessi avuto un nome importante, un cantante noto, sarebbe anche più complicato presentare un progetto, una Vabbè, canzone e insomma, però così. qui stiamo parlando di
è la nostra cara amica che conosciamo anche direttamente, Annalisa Minetti, Sì. vedo Anonimo Italiano, vedo insomma Haber, Wyckoff, insomma, Li nomi. vorrei ringraziare personalmente. Annalisa Minetti è stata la prima, è stata gentilissima, ha creduto in questo progetto e abbiamo registrato la prima canzone. Tra l'altro una bella canzone che vanta il testo di Cesare De Natale, che è un noto paroliere, collaboratore stretto sia di Guida e Maurizio De Angelis, anche di Morricone, Insomma, e sappiamo che questo nonché. brano è poi, fra l'altro, come un vulcano, vogliamo dire il titolo, che poi andremo a sentire a seguito della nostra intervista. Sì, Ha partecipato, insomma, Luigi Notte. esatto, il mio caro amico Anzi, Luigi Notte, abbiamo scritto insieme la musica certo. e lui ha fatto anche l'arrangiamento, insomma Sì, un grandissimo lavoro Luigi Notte. completo e il mixaggio, quindi il prodotto finito è stato Sì, fatto. certo, noi lo E salutiamo Luigi Notte che sicuramente poi ci ascolterà nella nostra sì. diretta. E allora, vai. Poi ecco, ho avuto la possibilità di conoscere Gianni Donzelli degli Audio Sì, 2, certo. Rita Forte, eravamo già Sì, amici, Rita Forte. Monica Sarnelli di Napoli, la famosa cantante di Un posto al sole, la canzone di Un posto al sole che da 20 anni si sente, e poi Alessandro Haber, Certo. Marco Desideri, insomma, Sassa Flauto, insomma, sì, parecchi, Sasa parecchi. Flauto, noto arrangiatore Certo. anche di Serena, scusa, della nota cantante napoletana Teresa Desio. Che poi tu Poi devi sapere, Michele, che io da 12 anni e qualcosa, insomma, faccio dei programmi televisivi, no? Dove ho avuto ospiti quasi tutti questi nomi che stai, diciamo, elencando, da Rita Forte, Annalisa Minetti, Anonimo Italiano, pure ultimamente, insomma. sì. E quindi sono tutte persone che si sono messe a disposizione a creare questa compilation che vogliamo dire, come si chiama allora? Tempo, Tempo, perfetto. Tempo, il CD prende il nome dalla canzone Tempo e il testo è stato un dono di Andrea Camilleri. È Oh, una capito. rarità perché non c'è nessuna canzone scritta da Andrea Camilleri. Ah, Lo, benissimo. anche Andrea ha creduto in me in questo progetto e mi ha dato questo testo. Abbiamo realizzato questa bella canzone. Ho avuto l'onore di, insomma, farla eseguire al Certo. maestro Ambrogio Sparagna, il famoso musicista di musica popolare, e tra l'altro la canzone è stata inserita anche in un film uscito a settembre. Il film si chiama Scherza con i Fanti e ha Visto? avuto un riconoscimento, un premio al Festival del Cinema di Venezia e anche al Festival del Cinema di Madrid, appunto l'anno scorso. E perché ho dato questo nome? Perché poi leggendo il testo, Camilleri appunto scrive: c'è un tempo per vivere, c'è un tempo per amare, c'è un tempo per sognare. Quindi è molto molto bello, è un In questo testo momento possiamo meraviglioso. dire che noi abbiamo tutto il tempo di uscire dall'emergenza del coronavirus, o Sì. Quindi poi la cosa importante, insomma, ho piacere di sottolinearlo, che il CD va in beneficenza alla Caritas di Roma, quindi E questa è una cosa sì. molto importante, è per questo che poi ti abbiamo chiamato, perché? Perché abbiamo ritenuto che questa realizzazione ha dei risvolti veramente interessanti, Sì. e poi fra l'altro ascoltando i brani sono tutti bellissimi brani e poi sono cantati e musicati da personaggi, insomma, di rilievo. La musica è solo mia, hanno cantato appunto tutti questi cantanti noti, Anonimo Italiano, Mal, un Grande Roberto. bellerissimo regalo, nonché Robbie Wyckoff, che Certo. è stato il solista nel tour mondiale di Roger Waters, Certo, quindi. pure Mal, insomma, tutta personaggi molto molto importanti. Allora. E poi un altro brano interessante,
Many Years, cantato dai Pink Floyd Legend, che è una delle cover più importanti d'Italia di Pink Floyd. E questo brano io l'ho scritto e dedicato a Roger Waters quando è venuto ad Anzio, io abito ad Anzio, e ha avuto l'onorificenza di cittadino onorario, perché il papà in guerra morì appunto in prossimità di Anzio, quindi è un'altra cosa interessante. Noi guarda, noi di Studio 4 La Risoce intanto ti ringraziamo di questa tua di questo tuo interessamento nei nostri confronti, non vediamo l'ora di poter ti invitare presso i nostri studi in modo che ci facciamo con una piacere, bella veramente. Intervista face to face, come si dice a livello internazionale. E diciamo che oltre con bellissime tutte le informazioni che ci hai dato, e praticamente Michele, noi ti salutiamo, ti ringraziamo di nuovo e manderemo poi come primo brano nella scaletta, abbiamo programmato proprio il brano di Annalisa Minetti, visto che c'è una collaborazione di un grandissimo mio amico che è Luigi Notte, col quale ho lavorato gli ultimi 10 anni, che si intitola Come un vulcano. Un tecnico bravissimo, un ingegnere del suono meraviglioso, nonché una persona deliziosa, quindi oltre questo non si può chiedere. Infatti lo salutiamo, lui, la moglie, che ci stanno ascoltando. Dimmi. Perdonami, volevo solo aggiungere una cosa importante: il disco, il CD attualmente si trova tramite internet su Amazon presso la Feltrinelli, Mondadori, e presso proprio a giorni sarà su tutti i canali musicali. Allora noi siamo contenti di avere anche noi messo a disposizione una nostra promozione della tua compilation Tempo e di tutti i brani che ne fanno parte. Allora, quindi con piacere infinito spero di incontrarvi al più presto. Certo, allora grazie Michele, grazie Zannoni, a te, Marco. Studio 4 ti salutano tutti, e quindi andremo poi a sentire il brano di Annalisa Minetti, Come un vulcano. Ciao Michele. Perfetto, un saluto a tutti gli ascoltatori. Studio 4 Live Social in diretta, sono Alessandro assieme a Marco. Allora, abbiamo intervistato il grande Michele Zannoni. Beh, è stato molto interessante questa chiacchierata con lui, che ci ha spiegato nei minimi particolari la realizzazione di questa bellissima compilation, di cui andremo ad ascoltare il primo brano in scaletta, Annalisa Minetti, Come un vulcano. Allora, buon ascolto. Oh.
Studio 4 Live Social, abbiamo ascoltato la fantastica Annalisa Minetti con il brano Come un vulcano. Bravissima la Minetti, proprio veramente una persona da ammirare. Ok, oltre che brava, bravissima artista. Cosa andiamo a ascoltare adesso, caro il mio Marco? Guarda, in programma, sempre per la compilation CD Tempo, abbiamo Monica Sarnelli con Buongiorno Amore. E allora non perdiamo tempo e andiamo ad ascoltare Monica Sarnelli. Forza! Ma sto ingannato poco e tu stai vicino a me, non quasi in te capire, da vuoto non mente, ma stringe forte forte un piede a te, da inizio ma perché prepari un caffè e pensi come fosse sto mondo senza te. Shatana mamma di, ma sente la regina, ci pensa che le gare, sto suono mio per te. Oh sai, oh sai, oh sai, non ti posso lasciare. Oh sai, oh sai, oh sai, con te voglio campare. E muore un macarone, sta vita senza te, senza te. Sai, oh sai, oh sai, non ti posso lasciare. Oh sai, oh sai, oh sai, con te voglio cantare. Mori, ma cre, sta vita senza te, senza te. Sanna mamma di, sentendoti vicino, stiamo nato poco abbracciato, ma stringi in tasti bracci, ma va se stai contento, ma tieni forte forte in braccio a te. Ci penso in un paese, ma guarda vieni qua, ah, stringi più forte, ti voglio ben assai. Immagina che re, sto mondo senza te, un giorno senza sole, un suono senza amore. Oh sai, oh sai, oh sai, non ti posso lasciare. Oh sai, oh sai, oh sai, con te voglio campare. Amore in macchina, sta vita senza te, senza te. Oh
Bellissimo brano di Monica Sarnelli, veramente, veramente. Il nostro amico Zannoni ha fatto proprio un bel lavoro, questi signori della musica, del teatro, e quindi siamo molto, molto contenti di poterli promuovere nella nostra rubrica. Assolutamente sì, buonasera sempre, Studio 4 Live Social, ore 18:46, questo è per dimostrare che noi siamo in diretta e tutto quello che diciamo non è nulla scritto, andiamo a braccio. Allora, io non so se c'è qualcuno da salutare, abbiamo qualcuno da salutare, Elisa Palchetti in ascolto, Gaetano Di Staso e tutti quelli che sono in ascolto. Come dico sempre io, condividete, condividete, condividete. Salutiamo tutti i nostri amici che si stanno connettendo in questo momento. E come dico sempre io, noi siamo una radio che si trova, una web radio che si trova nel 10° municipio, ma arriviamo in tutta Italia. Ce ne siamo accorti lunedì con la puntata dedicata alla musica napoletana con il grande Gigi, che vi ricordo tutti i lunedì alle 18, dove si parla esclusivamente di musica napoletana, con dediche, ascoltando delle canzoni napoletane, sempre tutto rigorosamente dal vivo. Ricordo poi l'appuntamento del venerdì, come c'è stato oggi, con la maestra Rita, e poi seguiteci perché è tutto un divenire di nuovi eventi. Allora, chi andiamo ad ascoltare adesso? Andiamo a chiamare una persona, una grandissima amica. Ci colleghiamo con un'amica, una cantante che ha fatto una bella carriera, e quindi facciamo una bella chiacchierata con Giada Casucci. Allora, vediamo se Giada ci risponde. Amica, sempre da Studio 4 Live Social. Vediamo se risponde. Pronto? Pronto, Giada in linea, signori. Allora, ciao Giada, come stai? Eccoci. Ciao Marco, tutto bene, grazie. Tu? Tutto bene, grazie anch'io. Ti salutano tutti qui dalla regia, Andrea, Alessandro, grazie. Rossano. Ricambio il saluto. Ok, Giada. Allora Giada, noi potremmo dire tantissime cose, però non abbiamo adesso tutto il tempo, tanto noi ci sentiremo spesso ogni settimana, quindi possiamo ricordare un attimino i tuoi passi da quando io ti conosco. Forse avevi 13 anni quando hai partecipato a Una Voce Italiana, l'hai vinto, mi ricordo. Più o meno sì, sono 13 anni. Più o meno, sì, mi ricordo un aneddoto, un signore qualche giorno dopo mi disse: ma quella ragazzina lì strana che ha vinto, io me lo sono guardato, io non ti conoscevo, no? Perché tu hai partecipato, noi non ci conoscevamo, esatto. E io me lo sono guardato e gli ho detto: signore, guardi che di questa ragazza ne sentiremo parlare. E infatti non mi sono sbagliato, perché poi tu hai fatto una bellissima escalation, hai partecipato anche ad Amici con grandissimo successo. Dicci due cose di Amici, non ci stiamo a dilungare adesso. Che ci vuoi dire di quel periodo strano ma molto bello? È stata un'esperienza magnifica. Io ogni volta che parlo di Amici ne parlo sempre con un grande ricordo. È un programma che ti forma in tutto, sia artisticamente che personalmente, perché uno, lavori a contatto H24 con dei professionisti nel campo, perciò hai la possibilità di studiare una bella scuola ogni giorno. Esatto, quindi hai la possibilità di studiare ogni giorno su quello che veramente vuoi fare. E poi personalmente ti forma, perché entri già nel mondo dei grandi, quindi sì. Sei lì che e lavori, poi duettare con anche tutti i big, insomma. Esatto, in una sana competizione con gli altri colleghi, quindi ti forma veramente. Comunque ti faceva crescere esponenzialmente. Esatto. E comunque è stato un bellissimo ricordo. Però dopo Amici, insomma, hai fatto tantissime piazze, tutta l'Italia ti voleva, concerti, live a destra e a sinistra, concerti. Mi ricordo. E ti devo dire che mi mancano anche un casino, ovviamente.
Eh sì, in questo periodo. Eh sì, e beh, adesso è un periodo un po' particolare per i concerti e i live, perché siamo sotto ancora un'emergenza che non ci ha dato pace dai primi di marzo e ancora siamo in quelle condizioni, però noi del settore ci crediamo, no? Continuiamo a lavorare. Ci crediamo, però ultimamente poi ho visto che insomma sei seguita da una etichetta discografica, vogliamo dire, chi sono? La 8P Management, che salutiamo anche, già che sì. siamo. Li salutiamo, Valentina e Noemi, che sicuramente stanno ad ascoltare. E, e loro, con loro comunque hai fatto delle belle produzioni, state lavorando. Sì, sono usciti dei singoli e adesso stiamo continuando il nostro lavoro. Che poi adesso ad ogni singolo che noi prossimamente andremo comunque a presentare ne parliamo, però oggi siamo per ascoltare, quando ci saluteremo, faremo ascoltare ai nostri diciamo amici che si connetteranno, insomma, stanno aspettando questo brano, La Playa del Sol, perché poi è un auspicio alla nostra prossima estate, no? Esatto, questo è un brano dello scorso anno. Com'è nato questo brano? Playa del Sol è nato da una collaborazione che abbiamo fatto, abbiamo fatto con appunto Just Play e Stevie Biondi. Sì. E devo dire che è stata una bella collaborazione, abbiamo fatto un bel lavoro, loro mi hanno chiamato subito perché cercavano gli Just Play cercavano una voce femminile da abbinare a questo pezzo così tanto estivo. E io quindi chiesi subito di poter ascoltare la canzone, di poter ascoltare il brano. Sì, un bel brano, io l'ho ascoltato così tantissime volte, molto bello. Esatto, che... quando sentì questo brano un fresco, energico, certo, estivo, non potevo rifiutare. Certo, fra un po' lo faremo ascoltare ai nostri amici. Io già per il momento, per oggi, diciamo che abbiamo accontentato una bella platea con delle bellissime informazioni molto interessanti, e però sono che noi, contenta. E noi andremo ad approfondire sempre di più mano a mano che Studio 4 Live Social andrà avanti in questa situazione che è stata improntata proprio dai primi di marzo, quando il coronavirus ha bloccato un po' tutti quanti. Allora, Giada, noi ti ringraziamo di questo tuo intervento. Va bene, grazie a voi. Ti salutiamo, un grandissimo abbraccio. E fra un po' allora manderemo il tuo brano per la goduria di tutti coloro che vogliono andare e non vedono l'ora di andare sulla spiaggia, al mare, ballare. Esatto. E poi la sera divertirsi e farsi anche un ballo. Ricordiamo anche che il singolo è ovunque, quindi possono scaricarlo su tutte le piattaforme digitali e possono vedere anche il videoclip su appunto i canali YouTube. Sì, poi vogliamo dire che poi nelle nostre prossime trasmissioni televisive noi andremo sempre a presentare questi brani e questi tuoi videoclip su quello che hai realizzato, perché comunque il veicolo televisivo è sempre molto importante per tutti, no? Esatto. Allora Giada, grazie, ti saluto, salutiamo l'8P Manager, Valentina e Noemi, che poi ascolteremo prossimamente anche loro e andremo col tuo brano, ok? Ok. Ciao Giada, grazie. Studio 4 Live Social, adesso andiamo ad ascoltare il brano di Giada Casucci, Playa del Sol, da Hot Play feat. Steve Biondi. Fantastico, buon ascolto. Last night I was talking to myself, walking on the beach, forgetting the world, looking for dawn and holding my breath. Let's go, baby, diving and follow me, and now baby kiss me, your heart is all my own, follow me dog me and you, dancing all night long, listening to the sea, whispering silence, in this perfect night I keep, I love Playa del Sol. Darling,
cuerpo y el mío llenando el vacío. Tú sabes, me lleva a otra dimensión. And now baby kiss me, your heart is all I own. Falling in a dark and you dancing all night long. Listening to the sea whispering silence. And this perfect night aquí a la playa del sol. Yeah. And now baby kiss me, your heart is all I own. Studio 4 Live Social, ore 18.57. Questo è sempre per dire che siamo in diretta. Io sono Alessandro, assieme al grande Marco. Stiamo andando a chiamare. Chi andiamo a chiamare adesso? Io direi di farci una bella, dopo questo bellissimo brano. Se non avevamo le cuffie, mi sarei veramente messo a ballare anch'io. Allora, io andrei a chiamare qualcosa per la cena, o è presto? Ancora è presto. Banda gli scherzi e banda le ciance, andiamo a chiamare il grande Angelo Avarello. Lasciamogli una telefonata, vediamo che cosa ci dice. Ok. Allora, da Studio 4 dei social, Marco Petrozzi sta parlando e abbiamo chiamato un nostro amico, un grandissimo cantautore, il nostro amico Angelo Avarello. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ciao. Intanto Angelo, dici come stai, perché il periodo ce lo consente, ce lo dobbiamo chiedere. Ringraziamo Dio, dai, tutto bene, grazie a Dio, tutto bene. Tutto qui. Bene. Senti, con le trasmissioni con Paola Delligolli e Franco Renzi, tutto a posto? Sì, ci vediamo spesso. Dove sei anche tu, naturalmente, certo. Ogni tanto ti fai vedere vivo. Sì, ogni tanto arrivo e mi ascolto, mi registro i pezzi, li pubblico, insomma ci divertiamo, dai. Allora, Angelo, tu che sei un grandissimo cantautore, hai diretto Sanremo più di qualche volta, dei bellissimi brani, l'ultimo che ho visto io è stato quello con Amara. Sì, l'ultimo diciamo è stato nel 2015, sì, con Amara, che sarebbe l'autrice che ha dato anche un brano a Fiorella Mannoia, che ci ha vinto, mi sembra. Bellissimo. E poi c'è tuo figlio, sì, no? Che fa il produttore, insomma, so che è un talent scout rinomato, che sta andando molto bene, vero? Bene, sì, grazie a Dio, tutto bene. Allora, Angelo, noi in programma... Uno dei più giovani, diciamo, produttori italiani. Ma hai ragione, però dietro c'è il maestro, e quindi chiaramente il giovane prende subito in mano la situazione facilmente, quindi gli auguriamo di fare un grandissimo lavoro, di scoprire tanti talenti, magari qualcuno glielo possiamo segnalare anche noi, eventualmente. A disposizione. Allora, Angelo... Sì. E noi in programma abbiamo un brano che comunque a Sanremo ha fatto quello che ha fatto, no? Che è Piccolo Fiore Dove Vai, ma dici qualcosa su questo brano, su questa realizzazione, e poi di seguito abbiamo un altro brano che ti è uscito insomma ultimamente, che è I Colori dell'Arcobaleno, bellissimo, proprio dedicato, no? Sì, allora ricominciamo da Piccolo Fiore. Certo, dai. Allora, Piccolo Fiore, diciamo che è un'incoscienza, perché ero giovanissimo quando abbiamo pubblicato questo brano, e quando l'abbiamo scritto, naturalmente molto 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 giovane, considera che avevo appena 10 anni. Pensa un po'. Pertanto è un'incoscienza. Pensare. Poi che la gente l'ha presa, diciamo, a buona gamba, e sicuramente oltreoceano ho fatto delle tournée a livello, posso dirlo, certo, intercontinentale, perché da Canada
Atlantic City, America del Sud, eccetera, eccetera. Insomma, sei andato anche in America, a New York. E anche i migliori diciamo, locali internazionali, come Madison Square Garden, il Caruso di Boston. Ma una domanda, mi sono sempre dimenticato, 100 volte ci siamo visti, ma Angelo Avarello, dei teppisti dei sogni, perché? Esatto, nasco, sì, esattamente, nasciamo come gruppo. Poi nel 91 mi sono, diciamo, allontanato dal gruppo per mie scelte e mi sono trasferito qui vicino a te. Ecco perché ti voglio bene io, perché siamo vicini. Siamo pure. vicini, dai, noi siamo qui a Ciglia e tu stai ad Aprilia e poi ci siamo incontrati pure qualche volta a Livigno per caso. E quindi mi trasferisco qui nel Lazio e quindi ho lasciato il gruppo. E ho continuato come solista. Ho capito. Invece, i colori dell'arcobaleno? I colori dell'arcobaleno è un brano sicuramente dove almeno tutti mi hanno fatto i complimenti per quello che ho scritto. Infatti. In questo momento sicuramente molto apprezzato, certo. Perché ho chiuso un attimino gli occhi, no? Vedendo tutto questo mondo che cammina malissimo, male. Bene, ho chiuso gli occhi e mi sono immedesimato, diciamo, a pensare cosa può vedere, o meglio dire, cosa può arrivare, meglio dire, che vedere, a un non vedente. Quindi esce tutto dal cuore. E quindi, bravo, esce tutto così, è scritto immediato chiudendo gli occhi, Marco. Chiudendo gli occhi ho scritto questo capolavoro, posso dirlo, io non vanto mai. Guarda, siamo rimasti veramente colpiti quando l'abbiamo sentito, che inevitabilmente è un brano da mandare e da promuovere. Tanto è vero che in 48 ore, dico circa, ha raggiunto 32.000 copie, 32.000 visualizzazioni, cioè, ma senza promuoverlo né niente, perché io non promuovo per fare le visualizzazioni, dico ecco. Pertanto voglio dire questo, è arrivato un qualcosa dove tutti penso ci rispettiamo perché il potere oggi può fare tutto, certo. Oggi il dio denaro è tutto, caro, è vero. Tanto che alla fine dico, se aver potere vuol dire vedere il mondo in questo modo, allora preferisco rimanere al buio a sognare se vedere è solo potere. Ok. Hai perfettamente ragione, Brano. Io poi per tutta la mia vita ti ringrazierò sempre per quel brano che hai fatto, casualmente dove io sono coinvolto in prima persona, che siamo andati. Sì, lo so che tu hai un debole, ti ho visto piangere più di una volta in televisione, eccetera, quando parliamo di questo, ma non piangere adesso. Stai parlando di siamo andati a Nasseria, vero? Sì. Chiaramente mi tocca proprio da vicino. Grazie, Marco, grazie. Allora, perciò, grazie. Allora, Angelo Avarello, noi lo ringraziamo per aver partecipato alle nostre interviste con i suoi bellissimi brani che andremo poi ad ascoltare in questa diretta con Piccolo Fiore e poi con i colori dell'arcobaleno, tutti i brani da ascoltare, quindi rimanete in linea con noi. Allora, Angelo, io ti saluto, ti ringrazio, saluto anche tua moglie, che conosco benissimo. Grazie, ricambio anche lei, che è qui vicino a me. Ti abbraccio, saluta, Marco, a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Un abbraccione a tutti e buona vita. E saluto tuo figlio anche, perché lo vogliamo vederlo sul podio, ok? Grazie, un abbraccione, ciao. Abbiamo ascoltato il nostro amico Angelo Avarello e adesso sentiremo bellissimo brano I colori dell'arcobaleno. È tutto da ascoltare, signori. Studio 4 Live Social, buon ascolto! Che fortuna poter ammirare colori del mare. Non guardate i bambini che stanno soffrendo la fame e le povere mamme che piangono e non sanno che fare. Voltando le spalle guardate le onde del mare. Non ho visto neanche una volta la luce del sole.
che ho sempre vissuto nel buio e mai senza un colore. Però sento la gente che piange per l'acqua ed il pane, e non vi importa niente fingete di essere potenti. I non vedenti siete voi, che guardate soltanto il potere, senza chiedervi quante persone oggi stanno a soffrire. Ma i non vedenti siete voi, che cercate di farvi le guerre, senza domandarvi quanti bambini potranno morire. Quante volte hai guardato i colori dell'arcobaleno, mentre io ho vissuto con il cuore vestito di nero, e non conosco nemmeno il colore dell'essere umano. Ma so che hanno tanto bisogno e gli porgo la mano. Tutto il mondo ha bisogno di affetto e di tanto calore, soprattutto la povera gente che sta sotto il sole, perché stanca di tante promesse non può più aspettare. Diamoci tutti quanti da fare, non restiamo a guardare. I non vedenti siete voi, che guardate soltanto il potere, senza chiedervi quante persone oggi stanno a soffrire. I non vedenti siete voi, che cercate di farvi le guerre, senza domandarvi quanti bambini potranno morire. Qui l'impotente sono io, che non riesco neanche a camminare, e non so nemmeno cosa fare per non farmi soffrire. Ma non mi importa di vedere questo mondo che non mi appartiene, voglio rimanere al buio a sognare se vedere il potere. Studio 4 Live Social. Allora, abbiamo ascoltato il grande Angelo Avarello con il brano I colori dell'arcobaleno. Certo, una canzone molto molto sentita, eh? Esatto. Veramente, fantastico. Veramente, veramente emozionante. Allora, adesso chi andiamo ad ascoltare? Noi adesso in programma abbiamo Danilo Stravato, sempre della compilation CD Tempo di Michele Zannoni. Perfetto, con il brano Rabbia e Consapere. Buon ascolto, Studio 4 Live Social. Della vita, della gioia e del dolore, una voce mai triste fa sentire il suo colore. Si perde, si disperde, vola in alto dentro il mare, mai stanca, mai infelice, cerca il sole della vita. Urla al mondo il suo destino e lo cerca con amore, con il falco su nel cielo, vola in alto il suo pensiero, giorni e giorni sotto il sole. Tra la rabbia e il sapere, tra la pioggia e le farfalle che nel cuore sanno entrare, sanno entrare. Nei cieli della vita, della gioia e del dolore, una voce mai triste fa sentire il suo colore. Lasciate urlare questa voce, cerca il sogno della vita, cerca il fiore colorato di quel rosso tanto amato, profumato, desiderato. È giovane di cuore, e di amore che sa correre verso il sole, lottando sempre sola, la mai non fermare.
disperde, si disperde, vola in alto dentro il mare, ma stanca e mai infelice, cerca il sole della vita. Nella vita, nei cieli della vita, della gioia e del dolore, una voce mai triste fa sentire il suo colore. Si perde, si disperde, vola in alto dentro il mare, ma stanca e mai infelice, cerca il sole della vita. Nei cieli della vita, della gioia e del dolore, una voce mai triste fa sentire il suo colore. Si perde, si disperde, vola in alto dentro il mare, ma stanca e mai infelice, cerca il sole della vita. Fa sentire il suo colore, si perde, si disperde, vola in alto dentro il mare, ma stanca, ma infelice, cerca il sole della vita. Rabbia e con sapere, noi andiamo avanti con della musica e delle canzoni di qualità, e quindi andremo ad ascoltare adesso Alessandro Haber e Sasà Flaudo in Adesso Dormi. Buon ascolto! Sogni e fantasie ancora incerte, ma che già baciano la realtà. E non è più solo un gioco da condividere con papà. Pensi a domani, a come sarà, ai tanti confini da attraversare. Pensa ai cavalli da dominare, all'ombra gialla alle tue spalle e all'orizzonte da inseguire. Ma adesso dormi. Non ci pensare, sogna emozioni da regalare, gli occhi di tua madre che ti sorridono, luci nell'aria che si susseguono, l'abbraccio tenero di chi ti è vicino, comunque andrà. Adesso dormi, non ti svegliare, sogna traguardi da conquistare. Gli occhi di lei che ti sorridono, luci nell'aria che si susseguono, abbraccio forte di chi ti è vicino, comunque andrà. Certo, la vita non è solo questo, ma quanto impari chiuso in quel casco, di te e degli altri, di un mondo strano che trita tutto della tua mano. Trova la forza, la convinzione per crescere forte da campione. Comunque andrà nelle piste del mondo, ma la tua vita respira a fondo. Adesso dormi, non ti svegliare. Sogna i traguardi da conquistare.
gli occhi di lei che ti sorridono, luci nell'aria che si susseguono, l'abbraccio forte di chi ti è vicino. Comunque andrà. Certo, la vita non è solo questo, ma quanto impari chiuso in quel casco, di te e degli altri, di un mondo strano che trita tutto del lato umano. Trova la forza, la convinzione per crescere forte da campione. Comunque andrà nelle piste del mondo, ma la tua vita respira là a fondo. Adesso dormi, non ti svegliare. E con Alessandro Abbes a flauto, Adesso dormi, andremo a fare anche oggi una bella chiacchierata con il nostro grandissimo, lo vuoi dire amico. Tu? Amico? No. Dai, il nostro consulente musicale, arrangiatore, compositore, colui che manda avanti il nostro studio recording e tutto quanto ciò che riguarda la musica di Studio 4, Rossano Menichelli. Vediamo cosa ha da dirci sul suo brano. Ma davvero dobbiamo chiamare proprio lui? Siamo sicuri? Sì, vabbè, va. Dai, chiamiamolo, dai. In questo momento siamo Studio 4 dei social. Allora, abbiamo chiamato un nostro ospite. Vediamo, ha risposto. Ha già risposto. Ok, allora. Ciao Rossano. Ciao, ciao Marco. Ciao. Come stai? Come stai? Beh, ringraziamo Dio, dai. Va bene, allora, se lo dobbiamo ringraziare, ringraziamolo tutti quanti. Allora, Rossano, noi ti abbiamo chiamato perché, a parte il fatto che, va bene, sei il consulente musicale di Studio 4, l'arrangiatore, il compositore e quant'altro dentro Studio 4, quindi una figura importantissima. Di cui sopra, insomma. Di cui sopra, ok. Allora, però tu sei anche un cantante e hai fatto anche un bellissimo album con dentro una decina di brani onorevoli e oggi la chiamata era appunto per parlare un attimino di questo album che tu hai realizzato. Intanto dici qualcosa in generale sul brano, poi sull'album e poi dopo andremo a vedere quale canzone oggi manderemo in onda. Con molto molto piacere. Io sono soprattutto un musicista e cantautore. E diciamo che ho scritto molte canzoni che si sono perse nel tempo, ma in questo album ho un po' raccolto, diciamo, 9 brani che secondo me erano quelli un po' più rappresentativi. Stiamo parlando del lontano 95, è uscito nel febbraio 95, e si intitola Riprendere fiato. Allora, Riprendere fiato è proprio un momento, un punto della vita in cui si fanno delle riflessioni e magari appunto serve di riprendere fiato. Questo sembra molto molto adatto e pertinente al momento, diciamo. Certo, cercano tutti quanti di riprendersi qualcosa oltre al fiato, di riprendere anche il lavoro, l'economia, il governo cerca di, non so che cosa vuole prendere il governo, non l'hanno capito molto, però in molti, però comunque le cose stanno così, tutti stiamo cercando di riprendere un qualcosa in questo momento. Quindi Riprendere fiato, esatto, è il nome dell'album, ok. Però oggi cercheremo di mandare un brano che l'abbiamo già ascoltato in questi ultimi giorni passare per radio. Vuoi dire tu il titolo e parlarci su questo brano? Volentieri, volentieri. Il singolo è Silenzi e rumori. Praticamente questo brano nasce proprio in un momento in cui, diciamo, io mi sono letteralmente fermato con la macchina per guardarmi un bel panorama notturno estivo, e lì ho fatto delle riflessioni. Quindi nel brano si sente proprio la macchina che arriva e chiudo la portiera, dopodiché inizio a fare questa riflessione e appunto sull'Italia, dice, dell'Italia smarrita, sconfitta, eccetera eccetera. E diventa voce di popolo, poi alla fine non diventa più una mia voce che canta, ma proprio una voce di popolo, stranissimamente dedicata a questo momento. Perfetto, quindi potrebbe essere, allora, no, potrebbe, è un messaggio che poi può essere, diciamo, classificato o capito in tante altre, diciamo, sfumature, ma comunque un messaggio che forse il popolo vuol dire a
qualche organizzazione, qualche situazione oppure un momento della vita. Esatto, la voce dice, in particolare i cori e il popolo dice, noi dobbiamo ricostruire adesso, ed è assolutamente un motto adeguato a questo momento. Voglio soltanto dire che c'è molta, diciamo, c'è molta musica. Io sono un tastierista, lì si sente, perché si sentono dei solisti, dei lavori sulle tastiere molto particolari, anche un po' prog, diciamo, perché quello era il mio momento, quella... Insomma, okay. Ecco, mi farà piacere sapere che cosa ne pensano, diciamo, i radioascoltatori. Allora, visto che tu hai tirato un ballo i nostri amici radioascoltatori e sostenitori di questa diretta che stiamo facendo, noi invitiamo allora tutti quanti a rimanere sintonizzati, perché a seguito di questa nostra chiacchierata manderemo proprio il tuo brano, che abbiamo detto si intitola? Sì. Silenzi e rumori. Ok, allora, signore e signori, Silenzi e rumori dall'album Riprendere fiato del nostro Rossano Menichelli. Allora, Rossano, ti salutiamo, grazie di questo momento. Grazie a voi, buon ascolto, un abbraccio virtuale, visto che posso da qui e non siamo ravvicinati, ve lo faccio a tutti e tutti. Grazie Marco. Ok, ciao Rossano, ciao, e andiamo ad ascoltare Silenzi e rumori di Rossano Menichelli. Ciao, ciao. Nascendo e mi metto a guardare, voglio vederlo da qui, questo mondo che muore, e quest'Italia smarrita, distrutta, spezzata, sconfitta e derubata, delusa e strano silenzio che c'è tra vento e stelle, questo silenzio che adesso è qui, questo silenzio è un rumore. Eppure se non mi sbaglio a scuola si parla ancora di educazione e di gloria della Repubblica Unita. Abbiamo ucciso due volte gli eroi della guerra e continuate a giocare con la libertà, ma la volete piantare di politica. Soltanto silenzio. Questo silenzio è un rumore. Sì, questo silenzio è un rumore.
Abbiamo ascoltato il grande Rossano Menichelli, prossimo artista che andiamo ad ascoltare. E senza riprendere fiato, come dice l'album di Rossano Menichelli, noi andremo ad ascoltare Ambrogio Sparagna proprio dal CD Tempo con il titolo Tempo. Il tempo è pesante come un pezzo di muro, ogni ora come un sasso ci grava sul cuore. Le case non sono più quelle di una volta, è spento il camino e tra i mogani le parole di un giorno impossibili a ripetersi, ora giacciono inerti. Un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per pascere, un tempo per dormire, un tempo per pregare, un tempo per godere, un tempo per peccare, un tempo per vedere, un tempo. Dire parole d'amore vecchie come le stelle e dire che così è la vita che va e viene. E tutto era perfetto, logica ogni azione, il treno era diretto, vicina la stazione, ecco strade fiorite, né romanzi d'amore, tra sussulti del cuore e bocche illanguidite. Per morire, un tempo per pascere, un tempo per dormire, un tempo per pregare, un tempo per godere, un tempo per peccare, un tempo per vedere, un tempo. È l'ora di aprire tutte le finestre, tutte le porte, abbattere i muri, se occorre per poterci guardare negli occhi, trovare una parola. Una parola nuova. Ragazzo che andiamo ad ascoltare. Allora, tanto ci ringrazieranno perché chiamano ragazzi, ma insomma sono grandi artisti, grandi artisti, bella musica, canzoni di qualità. E abbiamo ascoltato Ambrogio Sparagna con Tempo, andremo subito di seguito con Marco Simeoli e Stravato con il brano Terra. Io sono Marco. Lo sono sempre stato e credo che sempre lo sarò. Un piccolo seme di uomo trasportato dal vento che volteggia su una terra vergine d'ogni umanità. Percepisco luci primordiali, fiumi impetuosi sgorgano da voragini senza età. Deserti dall'immobile estensione offrono forme allucinate. Un seme di me, solo,
in tutta questa immensità, immerso in colori insensati e cullato da una leggera brezza. All'improvviso la serenità del luogo si squarcia, morso tua, vita mea, dove l'evidenza della vita s'arrende alla morte. Un brivido di freddo mi precipita nella notte dei tempi. L'alba eterna mi viene a liberare. Sono al riparo in una grotta, delle mani dipinte sulle pareti. Un piccolo seme ai bordi dell'umanità. Io sono Marco, lo sono sempre stato, e credo che sempre lo sarò. Un piccolo seme di uomo trasportato dal vento, che volteggia su una terra vergine di ogni umanità. Percepisco luci primordiali, fiumi impetuosi scorgano, vergini senza età, esperti dall'immobile estensione, offrono forme allucinate. Un seme di me solo in tutta questa immensità, immerso in colori insensati e cullato da una leggera brezza. All'improvviso la serenità del luogo si squaccia, mors tua vita mea, dove l'evidenza della vita s'arrende alla morte. Un brivido di freddo mi precipita nella notte dei tempi, l'alba eterna mi viene a liberare. Sono al riparo in una grotta, delle mani dipinte sulle pareti, un piccolo seme ai bordi dell'umanità. Io sono Marco, lo sono sempre stato, e credo che sempre lo sarò. Allora, grande Marco, chi andiamo ad ascoltare in questo momento? Allora, Marco Simeone è Stravato, anch'io mi chiamo Marco, come dice il brano, molto interessante, poesia e canzone. Andremo subito ad ascoltare un grandissimo cantante che si chiama Thomas Grazioso. Buon ascolto, Studio 4 Live Social. Honey,
su di te, so sexy, I feel you. Continua a non guardarti, sto arrivando, sì lo sento, il tuo profumo attraversa i miei pensieri e fanno festa perché mi guardi come ti muovi, sto impazzendo, se mi sfiori con i tuoi fianchi addosso a me, non è l'inferno, è paradiso. Honey, ti bacio e sento il tuo sapore dolce, mi piaci. Social. Bravissimo Thomas, eh? Abbiamo ascoltato il fantastico Thomas Grazioso direttamente social. Dal tour USA 2020, Los Angeles, Detroit, New York e Miami. Allora, bravo, io sono un fan di Thomas. No, abbiamo fatto anche qualche evento insieme diversi anni fa, bravissimo. Chi andiamo ad ascoltare adesso? Abbiamo sempre dal CD Tempo di Michele Zannoni, andiamo ad ascoltare Gianni Donzelli con Discesa. Gianni Donzelli con il brano, come si chiama il brano? Discesa. In discesa, perché siamo in discesa. Buon ascolto. Solo
senza una sosta, senza un'uscita. Prosegue dritta, scendere fa. Poi solo un istante per realizzare e ritrovarmi qui accanto a te. Un mese appena per sapere che la mia vita è senza te. Strada sempre in salita, dove non vedi che fine fa, senza una sosta, senza uscita, prosegue dritta, rallenta ma va. È una tua strada sempre in salita, dove non vedi che fine fa, senza una sosta, senza uscita, prosegue dritta. Gianni Donzelli discesa, ricordiamo Gianni Donzelli degli Auto Audio 2, andremo ad ascoltare per la gioia dei bambini una sigla dei cartoni animati realizzata da Nando Di Stefano. Questa sigla è Giulia Di Bosco. Giulia Rosa Di Bosco. Rosa Di Bosco, bellissima sigla realizzata dal nostro amico discografico Nando Di Stefano. Un saluto a Nando. Ciao Nando. Thank you.
fantastico Nando Di Stefano, il brano Giulia Rosa Losco. E adesso, caro mio Marco, chi andiamo a disturbare? Adesso abbiamo da fare una bella chiacchierata con la nostra amica Daniela Parruzzani. Oh, e ne sentiremo proprio delle belle sulla sua carriera artistica. Va bene, vai, allora vai, vai. Andiamo a ascoltare Daniela Parruzzani, vediamo che cosa ci dice. Allora, Studio 4 Live Social, Marco Pedrozzi vi saluta tutti quanti. Adesso chiamiamo la nostra prossima ospite ai nostri microfoni. Vediamo se squilla il telefono, la stiamo chiamando. Sì, dovrebbe stare in linea. La nostra ospite è Daniela Parruzzani. Ciao! Ciao Daniela. Ciao, com'è che ti viene da ridere? Dimmi. E niente, sono contenta di ricevere questa telefonata. Ecco, allora. Però noi dobbiamo essere contenti, ma però dobbiamo anche dire e parlare un po' di te, no? In pochi minuti. Allora, Daniela Parruzzani, intanto showgirl, cantante, insegnante, una vita passata sul palco scenico tra Mediaset, Rai e quant'altro, vero? Sì, è vero, confermo tutto. Confermi tutto. Qual è la trasmissione che ti ha emozionato più di tutti? Senza offesa degli altri, perché c'è stato un prodotto una volta che magari ci ha emozionato un po' più degli altri. Qual è stato? Assolutamente sì, guarda, è stata l'ultima che ho fatto, che è stata Torno Sabato con Panariello, dove le coreografie erano di Bill Goodson. Ah, è stato particolare il fatto che io era tanto tempo che non lavoravo più in Rai come ballerina, perché appunto mi ero dedicata molto al canto, e quando è ritornata questa cosa, diciamo che ho fatto l'audizione così tanto per tenermi in allenamento con il grande maestro Bill Goodson, e quando mi hanno chiamato, faticissima, sì, siccome sono una che la televisione la fa ma non la guarda molto, io ignorantemente non sapevo chi fosse Panariello, quindi quando mi chiamarono, che ero stata scelta, ti giuro, quando mi chiamarono, stiamo parlando del 2001, il Torno Sabato del 2001, quando mi chiamarono che mi avevano scelto, e dissero siamo per Panariello, e io dissi no, guardi, non mi interessa, ecco. E mi riattaccai perché pensavo che Panariello fosse un prosciutto, Citteri, una pubblicità di una cosa che sta sentendo adesso. Vabbè, insomma, poi richiamarono, ma lei non è Parruzzani, ma non ha fatto l'audizione. Dico veramente sì, oddio, scusate. E vabbè, lì accendemmo i seri, le candele. Noi di Studio 4 Rai Social salutiamo Panariello e la sua trasmissione, perché è stata bellissima. E poi perché c'è dentro c'era Daniela Parruzzani, la nostra amica, no? Infatti, salutiamo anche Matilde, che era la prima ballerina in quel momento, e c'erano Tosca d'Aquino. Però Daniela, a parte queste due presenze televisive importanti, comunque lei è anche una portatrice di messaggi per quanto riguarda la difesa sulle donne, vero? Sì, io sono impegnata, diciamo, nel sociale contro la violenza sulle donne, perché insomma è una cosa, un tema che mi sta molto a cuore, e collaboro con il Centro Antiviolenza Rinna di Viterbo, facciamo delle cose insieme. Certo. Però diciamo in questa canzone in particolare. Quale? Quale canzone mi stai dicendo? Questa canzone credo. Ah, ci credi? Credo. Questa canzone che si intitola Credo, che è stata, diciamo, realizzata da me in varie versioni, ma diciamo l'ho scritta a 25 anni circa. E a noi ci è piaciuta, a noi ci è piaciuta. L'anno scorso, diciamo. E questa versione, diciamo, è stata un po' profetica, cioè nel senso che ora, quando l'andiamo a sentire queste parole, sentiamo che io speravo già in un mondo che, insomma, le cose andassero in maniera diversa di come stanno andando, e sinceramente sono rimasta un po' colpita di quello, cioè di come sono stata ispirata all'epoca. Quindi è una canzone, se vuoi, profetica, dove dice poi, che però appunto in questo periodo particolare, guarda caso, ci cade apposta, no? Perché possiamo dare, insomma, anche una sfumatura di questo periodo, no? Credo. Sì, c'è una frase in particolare che dice credo in una terra senza più confini. Lo vedi. Questo è, quindi, se, è veramente quindi, una speranza. No, ho letto da qualche parte che la Germania vuole lasciarci fuori dai suoi confini, ma mi sembra strana questa cosa qui. Comunque, va bene. Noi invece crediamo nella vita, crediamo nelle cose belle, e vogliamo sperare che tutto vada bene. Allora, Daniela, noi poi manderemo questo tuo pezzo.
E in questo palinsesto ci sono diversi brani che sono molto associati a questo periodo, c'è I colori dell'arcobaleno fatto in questo periodo da Angelo Varello, c'è la compilation Tempo che si comunque si associa molto a questo periodo di Michele Zannoni, e quindi siamo contenti di far ascoltare tutti i nostri sostenitori, amici e quant'altro il tuo bellissimo brano proprio qui dalla trasmissione portata avanti da Studio 4 Live Social, ok? Benissimo, io ti ringrazio tantissimo, vi ringrazio tutti, ringrazio tutto lo staff e voglio dire un'ultima cosa, io ho un canale YouTube nel quale adesso pubblicherò, non adesso ma insomma appena possibile, pubblicherò un video di questa canzone nuovo e appunto con questo messaggio contro la violenza sulle donne, però ancora non è pronto perché a causa del Covid. E allora quando intanto l'abbiamo diciamo citato, quando sarà pronto ce lo fai sapere perché noi ritorneremo sul brano, ok? Benissimo, grazie mille, un bacione, allora, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Grazie Daniela, ci vediamo presto, un grandissimo abbraccio. E che Dio vi benedica. Grazie, grazie, quello ci vuole proprio, quello ci vuole proprio. Sì, ok, sì, allora, ciao. Da Studio 4 alle Social salutiamo, ringraziamo Daniela e poi allora, abbiamo ascoltato Daniela Parrozzani. Hai capito Daniela Parrozzani che ha fatto? Quante cose ha fatto? Cosa ascoltiamo di Daniela Parrozzani? Andiamo, l'abbiamo detto, noi crediamo in tutto, crediamo in qualsiasi cosa in questo periodo e quindi il brano come si intitola? Credo. Credo. Tra i suoni e il fumo della mia città mi sono persa e adesso sono qua in riva a questo lago per rispecchiarmi in te. Ci metterò l'anima.
Abbiamo ascoltato, bravissima, Daniela Parrozzani con il brano Credo, e andremo subito ad ascoltare, sempre dal CD Tempo di Michele Zannoni, la grandissima Rita Forte con Credo agli Angeli. Rita Forte, una bellissima voce, mi è sempre piaciuta,
con il brano Credo agli Angeli. Andremo subito a sentire un grande amico, un grande artista, il nostro Roberto Anonimo Italiano. Che non hai nuove scie, nuove idee in un mondo che non sai se c'è, innaturale o finta star, niente luce, niente in te, avrà un sorriso che io non so, il passato non verrà. Vestiti, io sono qui, ora inizia il tuo volo, da fare due insieme a me. Parlami senza un perché, sono qui nel tuo cielo. Dei guai, proverò a riprenderti sul lento, un altro ballo che vorrai, riscendendo fisserai il respiro, il mare occhi avrà, con immagini che suoni e nei tuoi sogni arriverai. Svegliati, io sono qui, ora inizia il tuo volo, da fare due insieme a me. Pensaci, senza un perché, sarà neve la sabbia, io sarò sempre nel tuo cielo, e dirai che è un sogno ormai, ormai e mai, non ti lascerò, chissà se senti il mare senza giudicare mai, non lo sai e mai ti perderò, il peggio è già passato, te lo giuro non potrei di noi,
estate del 66, l'incanto di un sorriso, come due aglianti noi, era come un paradiso. Ti voglio gioventù, e ti voglio ancora, e questi nostri figli, come allora. Oh, la mano nella mano, camminavamo piano, l'Egitto con la mini, e la fretta d'essere grande. Segrete nostalgia, splendidamente follia. Estate del 66, negli occhi e nella mente, un bacio dato e via, noi due sole tra la gente. Ti voglio gioventù, e ti voglio ancora, per i figli d'oggi. Come allora, oh, la musica è cambiata, è una musica stonata, senza la semplicità di quella bella nostra età. Indietro tornerei per vedere gli occhi tuoi, il ricordo che ho di noi. Estate del 66, l'incanto di un sorriso, come due aglianti noi, era come un paradiso. Estate del 66, mi chiedo dove sei. Segreta nostalgia, splendidamente follia, estate del 66, negli occhi e nella mente, un bacio dato e via, noi due soli tra la gente. Mal con Estate del 66, e andiamo subito con i Pink Floyd Legend, una cover ufficiale dei Pink Floyd con Many Years Have Passed. Pain. My mother's scary nuns
my father's photograph, and I don't know yet why you are not here. Now it's you I hear, and with a light that's you, stay close to me. So, always to hear your voice, and would have liked that soul to play and play with me. And it's a still untrue. Yeah.
Roy Legend qui a Studio 4 Live Social. Anche loro fanno parte del CD CD Tempo di Michele Zannoni, che andiamo a salutare. E in programma adesso abbiamo Robbie Whiteford con Go Away. Outside my window, and I gave myself some time to find an answer to every question in my mind. I was crying on my knees. I felt no sense of pride. I wonder why. Then I dreamed you brought me flowers as we strolled through the autumn leaves. Then you asked me to stay, and now all I can say is just go away. It's better if you just go away. Just to live again where the road is free. 'Cause I can't take the sorrow and all the pain. One more day. So go away. It's better if you just go away. Take a breath again, just to live again, where the road is free. It's better if we never say goodbye. Please go away. Oh, go away. Well, I'm to the world, but that road divides us, and I know with you my way is clear. I'm doing fine on my own. I've lost my sense of pride. I wonder why. Then I dreamed you brought me flowers as we strolled through the autumn leaves. Then you asked me to stay, and now
allora, siamo arrivati alla chiusura e salutandovi da Alessandro e da Marco. Ciao. Vi lasciamo con l'ultimo brano del grande Jill Liberty, con il brano Him Now. Buona serata a tutti e buon weekend. Ciao, ciao a tutti. Alla prossima puntata.